sul mio canale. Oggi sono qui per farvi un book tag più interattivo, insomma, dove devo svolgere una missione. Il tag in particolare è The Rhyme Book Tag, quindi il book tag delle rime, e consiste nel scegliere dei libri su cui comporre una poesia, dei versi, insomma, in rima. E da qui capirete tutto il mio disagio interiore. Di tutte le rime solo una contiene dei leggerissimi spoiler, quella su Akotar, ma vi inserirò qui sotto in piccolino il libro fino a tutta la durata della rima, in modo che potete togliere l'audio e poi non sentire gli spoiler. Ma direi di iniziare subito. Caldo come il fuoco è un romanzo da non poco. C'è Roth che con passione fa il furbacchione. È impossibile non amarlo perché è uno sballo. Sì, le mie rime sono proprio una persona stupida, ma ragazzi, guardate che in inglese è più facile, rima tutto, in italiano non rima nulla. Però bellissimo libro. E A Darker Shade of Magic di Victoria è proprio una grande storia. Grigio, rosso, bianco e nero, tra tutti c'è un sentiero. Cal lo può attraversare perché le lettere deve consegnare. Ma qualche errore commetterà e il mondo quasi distruggerà. Sono molto anticlimatic le mie poesie. Vabbè, continuiamo. La prossima è quella su Akotar, quindi inizieranno gli spoiler. Akotar è uno scioglilingua che sbaglia anche un madrelingua. Non lo lascerai più stare perché ti lascia sospirare. Continua con Akomaf inoltre, che ti porta in una corte dove troverai il tuo futuro consorte. Qui c'erano due alternative nella mia vita. Una un po' sozza, che è la prima che mi è venuta, quindi io ve la dico lo stesso, e l'altra normale. Ultimo verso a noi. Rhysand, con le ali di pipistrello, la copertura è grande come il suo. Puntini, puntini. Chi ha letto il libro capirà il riferimento. Mi sento una persona malata solo da averla pensata, ma Chantal mi ha detto che la devo mettere lo stesso, quindi va bene. Rhysand, con le ali da pipistrello, che è tanto bello. Questa è la versione normale per le persone caste. Fa schifo lo stesso. È vero. Harry Potter e la pietra filosofale ha Edwige come animale. Con Harry, Ron e l'Hermione farai un figurone. Senza lettera però ad Hogwarts non posso entrare, quindi un piano mi toccherà escogitare. Se la scuola voglio frequentare, quindi il mio amato Weasley finalmente sposare. Di questa sono abbastanza fiera. È venuta meglio delle altre, siamo suggeriti, meglio delle altre. Se trovi una copia di Shadowhunters Le origini l'angelo, devi assolutamente prenderlo. In un mondo di ingranaggi, Will Arendelle è tra i personaggi. Capelli neri, occhi blu, lo sognerai anche tu. In una Londra vittoriana leggerai un'americana. Testa il suo nome e di avventure ne vivrai come. E alla fine della serie ti scapperò un moderato. Io il triangolo l'ho considerato. Eh sì ragazzi, questo è tutto il disagio nella mia vita, io che invento delle rime. Sì, le ho scritte prima perché altrimenti non mi sarebbero mai venute al momento. Ci ho voluto un sacco di pensiero e fanno schifo lo stesso. Quindi questa è un tag molto difficile, quasi consideratela una challenge. Fatemi sapere quale delle rime vi ha fatto ridere di più, se considerate la mia mente troppo depravata per aver fatto quella su Akomaf. E siete tutti taggati, ma devono farlo in modo particolare assolutamente, lettori anonimi. Quindi Fairy with Hobbit Feet, Ludo Dreamer, Half Book e CCTube, perché voglio vedere il disagio anche nei vostri video. Ditemi che non sono l'unica. E sì, questo è tutto, vi lascerò qui sotto nell'info box come sempre tutti i link cliccabili ai libri che vi ho fatto vedere e tutti i link ai miei altri social network. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia divertito un po', io mi sono divertita davvero tanto a girarlo e sì, noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!